Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship e siamo arrivati al 21esimo episodio di Magic Rampage. Allora, capitolo 3, livello 4. Iniziamo subito. Dobbiamo ancora raggiungere il famoso oracolo, lo dobbiamo ancora incontrare. Per il momento ci troviamo all'interno della palude oscura e siamo circondati, come vedete, da pipistrelli e queste cose qui. Queste, eccole qui, che sono uova di ragno, ma dentro c'era una pozione. Che vuoi tu? Cos'è da guardare? Guardatelo che ci segue con lo sguardo. Inquietante. Allora. No, no. Vai, attacca l'uovo. Abbiamo trovato un'arma, meglio, la vendiamo. Chi... Ma vai, attacca, attacca, attacca. Cavoli, sono fortissimi. Gli facciamo veramente... un danno misero. Allora li attacchiamo da lontano. L'albero continua a seguirci con lo sguardo. Ho un'armatura. Aspettate che la prendo. Ok, allora qui c'è qualcosa, vedete? Con un po' di perseveranza spunta un pulsante. Allora, area segreta scoperta. È caduta dal cielo una cassa e all'interno una runa, quindi va bene. Oh già, prima che mi dimentico. Dobbiamo ancora provare a modificare un'arma, cioè sapete che nel negozio dove possiamo acquistare armature, armi, eccetera, pozioni, chiavi, possiamo anche potenziare armi e armature. Quindi dopo proviamo, altrimenti mi dimentico, continuo a dimenticarmi. Ahia, che male. Bene. Allora, adesso... Oh, si è aperto. Ok, ok, perfetto. Andiamo ad aprire il forziere. Un'altra runa. Sì, sì, ragazzi, è destino. Oggi, allora, potenziamo le armi. Potenziamo le armi e non se ne parli più. E questo non me lo aspettavo, però va bene. Allora, i geyser sono nostri amici. Cos'è? Un fetido. È un fetido quello. Mamma mia, è coriaceo, ragazzi. E adesso? Come fai a raggiungermi? Non puoi. Cavoli. Ah, ma è uno scheletro. All'interno è uno scheletro. Ha lasciato cadere qualcosa? No? No. Ok, allora andiamo avanti. Dobbiamo raggiungere... qui. Ok, attenzione. Apriamo, perfetto. Va benissimo. Allora. Che cosa ho visto? Che cosa ho schivato? Non lo so neanche io. Mamma mia, guardate che strano. Con che fisica? Cioè, con che fisica poi? Schiva, mamma mia. Va bene, ma colpito. Vabbè. Va a finire che mi arriva un'accetta addosso. No dai, per fortuna l'abbiamo sconfitto. Per fortuna.
Un altro fetido! E sono due, questo è Fetido 2 la vendetta. No, non saltare sui geyser anche tu per piacere, cioè stai fermo, stai lì, che così ti colpisco meglio. Ma dai. Quanto ci vuole? Finalmente. Allora, adesso è facile. Ho lasciato anche cadere la chiave. Perfetto. Non dobbiamo fare altro che aprire la prossima porta. Però prima dobbiamo arrivare lassù. Eccoci qua. Benissimo. Cado. Ho rischiato di cadere, l'ho rischiata, eh. Ho corso il rischio. Ok, abbiamo premuto. Ecco, perfetto, sono caduto. Fly. Però abbiamo aperto la porta, se non altro. Facciamo così. Cambiamoci d'abito. Volete? Mettiamo l'abito da Jumpman e poi proseguiamo, riusciamo a raggiungere quella sporgenza. Altrimenti per nulla perdiamo mezz'ora. Sì, è meglio usare, è meglio cambiare l'abito. Facciamo così che è molto più semplice e molto più rapido. Problema risolto. Visto? Non ci voleva niente. Indossiamo di nuovo l'armatura. Perfetto. Ok, possiamo proseguire. Fetido 3, il ritorno. Spero non riesca a saltare sul geyser e a raggiungere la sporgenza lì sopra, altrimenti sono cavoli amari. Ma dai, cioè. Oh, finalmente. Va benissimo, stiamo andando alla grande. Un'altra runa, tre rune nell'arco di un solo episodio. Bene, 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 abbiamo materiale con cui lavorare. Qui, questo. Ah, questo deve essere il portale da dove è sbucata la nostra amica. Vi ricordate che eravamo assieme al soldato, al capitano delle guardie? Qualche episodio fa e che poi ci siamo separati. Lei era entrata in un portale e noi avevamo scelto un'altra strada. Deve essere sbucata da lì. La sua accetta c'era ancora, quindi in teoria è ancora viva. Ma chi vivrà vedrà. Allora adesso, perfetto, siamo qui nel negozio e a questo punto ne approfittiamo. Beh, per prima cosa facciamo scorte di pozioni che sono sempre utili. Ecco qua. Ottimo. Poi ci sono altri equipaggiamenti vari che potremmo utilizzare. Spada teschio di fuoco, spada di luce, falce mortale. Questa sarebbe forte, però costa 200.000 monete d'oro. Schiacciaragni. Beh, con questo non ci cambierebbe granché la vita in realtà. Anello di Nazgûl. E allora dai, proviamo. Scegli una runa. Allora, se io scelgo la prima a sinistra, cosa succede? Ah, mi dice che posso modificare questa armatura. Proviamo con la successiva, la terza, queste due armature e con l'ultima a destra. Oh, perfetto, possiamo modificare anche la nostra arma. Allora, potenziamola, dai, potenziamo l'ascia. Forgia rune, obiettivo sbloccato. Ok, però sapete cosa c'è, ragazzi?
Vedremo gli effetti della modifica nel prossimo episodio. Quello di oggi si conclude qui. Grazie per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sui miei social, trovate come sempre in basso nella descrizione i link. E noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Buon proseguimento a tutti!